ragazzi, questo nuovissimo video delle peggiori copie di Clash Royale. Siamo ritornati oggi con questa serie, appunto perché ho visto questo gioco che mi avete consigliato nel precedente episodio. E mi raccomando ragazzi, qua sotto nei commenti consigliatemi sempre alcuni giochi che somigliano vagamente a Clash Royale. Jungle Clash, come potete vedere è praticamente l'home screen di Clash Royale, ovviamente. E abbiamo tantissime cose molto molto simpatiche. Partiamo dalla prima scheda ragazzi, abbiamo delle carte leggendarie, abbiamo i fucilieri che è una carta comune, una rara e una ovviamente leggendaria. Leggendaria che ne ho una ragazzi, che mo vi spiego. Comunque possiamo ovviamente comprare anche i contenitori, qui si chiamano contenitori, non si chiamano ceste. E ovviamente comprare i diamanti e non le gemme. Perfetto, questo è il nostro mazzo ragazzi, che come vedete ho questa carta che è una leggendaria che ho trovato nel primo baule di legno di questo maledettissimo gioco. Ho trovato una leggendaria, non so quanto cazzo siano rare qui le leggendarie, ma ho avuto la botta di culo e l'ho trovata. Ci sono davvero tantissime carte in questo gioco, a differenza di Craft Royale. Qua ce ne abbiamo 62 carte, che sono davvero niente male. Abbiamo anche un bel po' di leggendarie da trovare. Possiamo anche cambiare i generali, che ci danno appunto abilità diverse. Ogni generale praticamente ci dà tipo un potenziamento in gioco diverso. Per esempio questo generale ha l'abilità attiva robotica, che praticamente è arrivato un tot di partita, possiamo schierare questa carta tra virgolette extra e possiamo fare i danni di Gesù Cristo. Questo è il mio mazzo, delle carte che io sconosco assolutamente. L'unica carta che è simpatica è questa, che è il cecchino, se non sbaglio, esatto. E questo che è veramente un bastardo, che è il mitragliere che fa un sacco di danno. Quale elisir? Non si chiama elisir appunto, ma si chiama petrolio, perché siamo nella guerra e il petrolio nella guerra è importante. Questo è molto figo a differenza di Craft Royale, perché ci sono molte carte, molti personaggi simpatici. Abbiamo ovviamente le varie zone: zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, fino alla zona 6. Anzi, abbiamo anche la zona 7, che è il palazzo di Damanti, che equivale praticamente all'arena leggendaria di Clash. E possiamo ovviamente trovare svariate carte e svariate leggendarie, giusto così. E andiamo a spacchettare ovviamente i bauli gratis che ci danno. Abbiamo trovato l'oro, abbiamo trovato il granatiere e abbiamo trovato i fucilieri che sono comune. Questo non so che cazzo di baule era, però è colorato di viola. I bauli viola a me mi piacciono. Abbiamo ancora un altro tiro. Due comuni, un baule di merda. Apriamo anche un baule gratis, vediamo cosa troviamo. Oro, diamanti, niente male. Operazioni speciali, ho sbloccato questa carta. Gli alfa e non trovo più cazzo. Non trovo le leggendarie, peccato perché l'avevo trovata off camera. Possiamo potenziare questa carta e lo andiamo a fare, sti cazzi. Ok, via, andiamo a vedere, qui abbiamo anche le leghe. Possiamo partecipare alle leghe che ci sono ogni tanto, io non ho mai partecipato. E abbiamo anche i clan che appunto si sbloccano a livello 3. Ma detto questo, adesso andiamo appunto prima a togliere sta musica di merda. Ok, e andiamo a giocare una partita in questo videogioco. Ragazzi, non so per quale fottuto motivo, mentre facevo la prima partita si è interrotta la registrazione. Giustamente ho perso la fottuta partita. Va bene, poco importa perché non me ne fotto un cazzo di questo gioco. Ma andiamo appunto a fare una partita sperando che il software non crashi. E vediamo cosa riusciamo a portarci a casa. Ok, un livello 2, zona 1, si chiama Dusty. Molto bene, allora vediamo che carte abbiamo. Lanciamo questo. Minchia, perché tutti partono con quel gigante di merda? Non ci mettiamo sti fucilieri, che male non fanno. Chino, intanto la torre ce la siamo fatta là sopra, molto bene. Ci siamo fatti una torrozza. Dobbiamo distruggere questo cornuto, perché raga, questo coso è veramente grossissimo. Per adesso lo spawnerò anch'io. Spawno da questa parte, muoviti. Ecco che abbiamo il petrolio e vai a fare i piccoli davanti. Intanto non mi ha nemmeno rotto la torre. Pensavo me la rompesse, ma invece non mi ha rotto niente. Lanciamo le spie che equivalgono agli scheletrini di Clash Royale. Che cazzo sono quelle cose, raga? Lanciamo questo, che è la carta leggendaria che dovrebbe fare un po' di danni. Vai, piccola leggendaria, che è praticamente tipo un robottino con un martello. E abbiamo l'abilità speciale, ragazzi, la carta speciale, che lanciamo questo robottone. E praticamente possiamo avere una carta in più senza sciupare l'isir. Una cosa fighissima è che adesso abbiamo lanciato questo cazzo di robottone e quello col minigun che fa un devasto di danno. E questo bastardo ha anche il mio stesso robottone, quindi la cosa non è per niente worth. Però io te lo contrasto con tutta l'esercito a mia fottuta disposizione. Tu già me l'hai distrutto, quindi me l'hai messa nel buco di culo. Però vediamo se prima che arriva te lo riesco a distruggere. Ok, te l'ho distrutto, mandiamo sto bombardamento da questa parte. Praticamente abbiamo le stesse carte con questo tizio. Ok, mandiamo sto cecchino che questa la vinciamo. Ok, mandiamo anche queste spie che difendono il cecchinazzo. E adesso rimandiamo il mitragliere, che è quello bello cazzuto, che fa un male bestia. La cosa brutta del mitragliere è che come il gigante in Clash Royale
non colpisce le truppe avversarie. Quindi è un po' un dita in culo. Devo difendere con tutto me stesso quella cazzo di torre, raga. Devo difendere con tutta me stesso. Porca puttana. Dai, 10 secondi, 10 secondi per difendere quella torre. Dai, 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 prendetevela col cecchino, prendetevela. No, non ci sto credendo, raga. Non ci credo. Bombardiamo ste merde. Lanciamo la leggendaria che se ne deve andare proprio dritta. Non si deve girare. No, invece si gira, vaffanculo. Mettiamo anche i fucilieri. Che arriviamo il robottone. Sto giro lo metto qui. Dai, che palle. Dai, che palle. Dai, che palle. Dai. Poi lui sta puntando alla mia torre centrale che ha un bel po' di vita. Il che non è worth. Dai, mandiamo sto bombardamento. Ammazziamo tutti. E poi mandiamo. Adesso lanciamo il vortice, che era quello che faceva un bel po' di devasto. Ah, ma intanto c'è questo stronzo. L'ammazzate sto figlio di puttana qui che mi sta sparando, per cortesia. L'abbiamo pareggiata. L'abbiamo pareggiata. Come si può fare a pareggiare in questo gioco? Vaffanculo, ne facciamo un'altra. Ok, parte di prepotenza. Io ci parto proprio ancora più cattivo così. Il cecchino, te ne vai a fanculo. Boom, tutto distrutto, perfetto. Tutto lagga poi come la merda. Lanciamo il nostro bello e caro mitragliere. Dai, mitragliere, dai, mitragliere. Cosa cazzo è quell'elicottero là sopra, raga? Oh, Gesù Cristo. L'elicottero non mi piace per niente. No, no, non mi piace. Dai, ammazzate quell'elicottero. Sì, che lo ammazzano, schiaio. Non è vero, non l'hanno ammazzato. Ammazzate quell'elicottero, Cribbio. Ok, bravo il mio cecchino. Bravo il mio cecchino. Stiamo già in vantaggio. Che cazzo è quella cosa? No, non ci sono pure le capanne che spawnano merda in questo gioco. Io non ci voglio credere. Vale, dai, corri. Bravo, dai, colpisci. Toglie 100 a colpo il cecchino, niente male. Ammazzate sta roba. Ammazzate questo, questo fa danno, ragazzi. Questo fa danno. Mettiamo sto bombardamento, che okay. Ok, ottimo, perfetto, perfetto. Vai, piccolino, vai a distruggere quella torre. Vai, piccolo cecchino, sei forte. Io confido in te, vai, dai, che questa torre. No, oddio, vai, che c'è il cecchino dietro che scassa tutto. Adesso ci prepariamo questo razzo per tutte le truppe che il bastardo ci lancerà. Ok, questa è andata, lanciamo anche la leggendaria. Lanciamo anche la fottuta leggendaria. Adesso ci lanciamo tutto, anche i fucilieri. Sì, lanciamo tutto e questo. Questa ce la portiamo a casa. Guardate la leggendaria quanto danno fa, raga. Fa veramente un fottuto danno. Dai, leggendaria, dai, che stai ancora full vita. Dai, questa ce la portiamo a casa e ce la finiamo con 3 stelle. Davvero niente male, davvero niente male. 30 trofei. Ho trovato un baule che adesso andremo rigorosamente a shopparci con 6 gem. Ok, abbiamo trovato oro, il granatiere e il bombardamento. Perfetto. Quindi ragazzi, per questa copia di Clash Royale era tutto. Se vi è piaciuto, invito a lasciare un bel pollice in su sotto a questo video. Fatemi sapere qua sotto nei commenti altre copie di Clash Royale che esistono, perché al momento conosco solo queste due, ovvero Craft Royale e Jungle Clash. Detto questo ragazzi, la giornata è tutta, ciao ciao.